Madre della Chiesa, madre mia, mia figlia lo tengo tutta me stessa, ascendiamo. È una preghiera proprio monotona. Mettiamoci un po' di cuore, no? Vergine Immacolata, madre della Chiesa, e madre mia, madre mia, mia figlia a te con tutta me stessa. Accettando con gioia dalla rinnovata del figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fatti gloria all'azione dello Spirito. Io divenga strumento efficace nell'edificazione del Regno e della verità alla consolazione di Gesù. In comunione con tutti i fratelli e sorelle, specialmente i più poveri che sono nostri di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni, e i sacrifici di questo giorno, perché la Vergine Immacolata ci guidi al suo figlio Gesù per mezzo della preghiera e della penitenza. Specialmente oggi, è 11 febbraio, l'apparizione della Vergine Maria a Lourdes, a Bernardette sul Piu, che è la città del malato. Questa è festa oggi del malato, giornata del malato. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono. In particolare per i beni della Santa Chiesa e per quelli che mi sono raccomandati. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al servizio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. In particolare preghiamo per te, i malati, per la fase terminale della propria vita, e le loro famiglie ricevono sempre la cura e l'accompagnamento necessari sia dal punto di vista sanitario che da quello umano. Preghiamo per coloro che nelle diverse digitali soffrono la solitudine di una vita senza relazioni, affinché sappiano per trovare se stessi nell'incontro con l'altro. Cuore di Gesù, che sei stato presentato al Tempio, i tuoi ministri si presentano al popolo di Dio quali tuoi amici, che possano essere segno credibile della tua salvifica generosità, perché impariamo da Maria la lucidità della passione dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni da voi di noi. Vieni, luce dei poveri, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sorello, nella fatica mucoso, nella paura di mano, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi divino il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è gelido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scala ciò che è gelido, brizza ciò che è sbiato,
dona ai tuoi fedeli che sono stati via, i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Signore, pastore guida del suo popolo, alleluia. Venite, adoriamo il Signore, pastore guida del suo popolo, alleluia. Il Dio viene a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Prende l'era nuova del mondo, consacrata da Cristo, primizia dei sorti. O Gesù, re di gloria, unisci i tuoi fedeli al trionfo pasquale sul male e sulla morte. Fa che un giorno veniamo con un incontro a te, Signore, sulle nubi del cielo, nel regno dei beati. Trasformati a tua immagine, noi vedremo il tuo volto e sarà gioia piena nei secoli dei secoli. Amen. Salmo 104. Salmo 104. Padre, Rosa Maria ci saluta e dobbiamo pregare per lei, perché è da ieri che ha un forte mal di testa che non vuole passare, sì. E non potevano venire stamattina, infatti mi ha detto sì, pregate sì. Per me che... Sì. Allora, questo dolore di testa, che tante volte cosa, come dice la cervicale, molti sono... Sì. Allora, ci richiami la coronazione di spine, perché tutti i peccati vengono dal cervello, dalla testa. Sì. E Gesù ha dovuto anche questo mortificare con la sofferenza della sua testa tutti i peccati di pensiero, di desideri. Il pensiero porta al desiderio, il desiderio porta alla caduta. Allora, offrendo a noi queste sofferenze, noi aiutiamo Gesù a salvare le anime. E poi Padre Gian Busso, Valentina manda due messaggi. Ecco, sì. Anna, ciao. Sì, è in diretta. Sì. Allora, primo messaggio. Preferisco essere chiamata Valentina di Agrigento. Perfetto. Fu in questa città che mi concepirono coloro che mi generarono nella carne. Vive in questa città colui che mi rigenerò nella fede. Colui che mi ascolta e mi sostiene. Colui che mi mette in riga con parole forti, che fanno vibrare la mia anima, ma sempre accompagnate da un amore che va oltre i confini dell'universo. Ecco perché mi piace l'idea che, in virtù dello Spirito Santo, nelle mie vene scorre anche il suo sangue. Il buon Dio ascolta sempre i miei desideri. A 30 anni ne ho fatto incontrare un papà, il mio re. Secondo messaggio. Come diceva Teresa, per suo papà Luigi, il mio re. Sì. Questo messaggio sono parole tratte dal libro Storia di un'anima di Santa Teresina, il diario di Santa Teresina. Ah, quante anime arriverebbero alla santità se fossero ben dirette. Che cosa accadrebbe se un giardiniere maldestro non innestasse bene i suoi arbusti? Farebbe morire l'albero,
che tuttavia era buono e atto a produrre frutti. Benissimo, questo bisogna scrivere nel nostro sì. calendario diario. Scrivi. Scrivi. Lo scrivo ancora però. Allora. Non so. Sto dicendo. Allora, sì. Valentina di Agrigento, ma è di Agrigento perché qui ha trovato la famiglia, sì, cioè sì, dire, la comunità. Forse possiamo iniziare? Sì. Sanna. Anna, mettiti. Forse possiamo dire, forse le antifone. Le antifone le fai tu. E i salmi. Salmi Anna. Signore mio Dio, come un manto ti avvolge la luce, sei vestito di maestà e di splendore. Alleluia. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Tu che distendi i cieli come una tenda, costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. E siccome sta iniziando la creazione, viene presentato con le situazioni, con gli ornamenti più belli, più festosi, perché quando Dio crea, gioca, si diverte, perché ama. È bellissima questa descrizione, molto figurativa e molto bella, dolcissima, perché le mani di Dio sono le mani della tenerezza, perché sa che dopo questa creazione fisica creerà la persona che supererà tutta la creazione, l'uomo. Qui, insieme, egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu hai coperto l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Al tuo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite, salirono sui monti. Discesero nelle valli, verso il luogo che avevi loro assegnato. Hai fissato loro un confine da non oltrepassare, perché non tornino a coprire la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrono tra i monti, disseccano tutte le bestie dei campi, e gli asini selvatici estinguono la loro sete. E in atto abitano il cielo e il cielo e cantano tra le fronde. Vedete allora, sì, vedete allora come ogni cosa ha il suo posto. Ed è come un puzzle meraviglioso. Ogni cosa, ogni tassello ha la sua armonia, il suo sito, il suo assetto. È meglio, forse è meglio così. Ed è bellissimo. Con misura, ha creato tutto con misura, come questo bella armonia del puzzle, misura, peso, né troppo né poco, equilibrio e calcolo, calcolato bene, senza sprechi, cioè non ci sono cose superflue, sprechi. Questa è l'armonia della creazione,
il cosmo, cos'è la bellezza dell'armonia delle cose messe insieme e risplendere sotto i nostri occhi come veramente godibile, come qualcosa di stupendo e di meraviglioso. Pensate gli occhi di un bambino che comincia a guardare, tutto bello, tutto bello. Dovremmo noi guardare ogni giorno la creazione con gli occhi di un bambino pieno di stupore. Le meraviglie ci sono e sono in abbondanza, manca la meraviglia nel cuore dell'uomo, manca la meraviglia. Allora, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore mio Dio, come amando ti avvolge la luce, sei rivestito di maestà e di splendore. Alleluia. Io credo che alla fine dovremmo comprendere per quale motivo il Signore si irrita ed è furibondo quando vede il peccato che sfigura l'uomo. Il peccato sfigura l'uomo, lo rende spigoloso, diventa irraggiungibile, diventa distante, distaccato, lontano, si allontana, il peccato allontana, il peccato rende freddo il cuore, il peccato è una diffidenza che si ha degli altri ed è molto importante l'avvicinamento. È irritato il Signore perché il peccato scompone l'uomo, non gestisce bene l'uomo, non rende inquieto, insoddisfatto. Allora, e siccome queste cose, e lo vedremo un pochino sbuffare, Dio sbuffare proprio, per esempio, quando vede il lebbroso, vede questo uomo che addirittura secondo la legge era morto, era stato destinato, è stato morto, perché doveva essere rilegato fuori della società, non poteva camminare in città, in paese, e quando incontrava lontano una persona doveva gridare: sono lebbroso, per favore vattene lontano. E se non faceva, un po', come dire, trasgrediva il comandamento. Quindi lontano, lontano. Il peccato rende lontano. È questo che fa sbuffare il Signore. Perché se il peccato divide, fa in modo che l'uomo non è più fratello dell'uomo, ma uno da scansare. Quando viene Gesù, come dire, avvicina le distanze. Il lebbroso da una parte, a cui è proibito entrare nella società, e che anche gli uomini non possono avvicinarsi in quelli che sono lebbrosi. Guardate allora, quando il lebbroso, quando sentiremo il lebbroso che va da Gesù e gli dice: se vuoi puoi salvarmi, cosa fa? Fa una trasgressione, sì o no? Si avvicina a lui. E il Signore lo tocca, non fa una trasgressione? Sì. Eccoli, i due poli si avvicinano ed è la scintilla della vita, lo dà la guarigione. Questo avviene quando uno si va a confessare. Il peccato distrugge, cioè allontana da Dio, non perché l'uomo vuole allontanarsi da Dio, ma purtroppo il peccato, per potenza in se stessa, per potenza, è un po' come un ramo che si stacca. Quindi per legge fisica, botanica,
un momento si stacca, la linfa vitale non scorre più. Il peccato ha il suo corso, ha una legge, un corso di legge tremendo, la morte. Il peccato ha il suo corso, la morte. Gesù è venuto a rimettere a posto ciò che l'uomo per debolezza è stato distaccato. Qui ecco perché Gesù dice: rimanete in me, rimanete in me, rimanete in me, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, oppressi, depressi e sconsolati e depressi, venite a me, io vi darò ristoro, cioè vi ricomporrò. Questa è la gioia, la gioia del Signore. E quando il Signore dice, senza dirlo a nessuno, altrimenti ti condannano te che ti sei avvicinato a me. E io sono rilegato pure ai margini, perché io trasgredisco pure. Sì, ha trasgredito Gesù, però ci ha insegnato, se noi dobbiamo seguire Gesù come modello, sì, ci ha insegnato che si pensava prima che gli ammalati fossero, mi corregga se sbaglio, puniti perché avevano fatto qualcosa di male. Ci ha insegnato che noi comunque in nome di Gesù ci possiamo avvicinare ai peccatori per aiutarli, sì, chiaramente. Cioè non possiamo disprezzare nessuno. Difatti, è bellissimo, è in Cristo che abita pienamente, corporalmente, la divinità. E noi siamo stati partecipi a questa divinità. Quindi dobbiamo avere la connessione, come si chiama? La password, la chiave. Dobbiamo fare questo passaggio, comunicare agli altri questa connessione. Noi viviamo, dobbiamo avere, rivestirci degli stessi sentimenti di Gesù e comunicare agli altri. Vogliamo vivere come Gesù ha vissuto, con gli stessi sentimenti, stesso modo di pensare. Come agirebbe Gesù? Come farebbe Gesù? Cosa direbbe Gesù? Come si vestirebbe Gesù? Non come con i baffi, i capelli lunghi, questi tempi di allora. Andava da tutti quelli che erano sempre additati. Sì. Vabbè, lui sapeva che li tirava fuori, sì, però. Va bene. Sì. Seconda antifona. Seconda antifona. Tu fai nascere il pane dalla terra. Tu. Sì, è bello questo tuono. È tuono, la parola tu. Tu fai nascere il pane dalla terra e il vino che allieta il cuore dell'uomo. Alleluia. Che bello. Alleluia. Alleluia. Capito? Dai. Rallegra il cuore dell'uomo il vino. L'olio. L'olio che è anche medicina pure, perché anticamente quando c'era una ferita si metteva l'olio. Io ricordo al piccolino quando cadevo, per esempio c'era il ginocchio, la prima cosa che si sbucciava era il ginocchio, allora avevamo i pantaloncini, no? Adesso i bambini appena nascono pantaloni, allora mi metteva un po' di olio. Comunque l'olio è veramente una medicina. A me è successo che mi è spuntato un corungolo qua dentro l'orecchio. Sono andata al dottore, quante medicine che mi ha dato. Arrivo a casa e c'era il conto, e dice: ma che c'hai? Dico: niente, mi ha dato tutte queste medicine. Vieni. Ha preso un cucchiaio, ha messo dell'olio d'oliva, l'ha bollito, diciamo, l'ha riscaldato col cotone bianco. Me l'ha messo in questo puntino, ma con quanto d'ora, io non avevo più niente, ho buttato tutte le medicine. E ricordo, sì, quando ero ragazzino, si erano spuntate dei foruncoli qui. Mia mamma faceva così, sì, metteva il cotone e l'olio. Sì. Mettevo così, la sera era pieno di cose, di sangue, non so, sì, qualcosa che assorbiva. Sì, era. Olio. Ma anche i neonati, quando sono arrossati, mi ricordo che mia mamma faceva olio e acqua,
fa terra, metteva sì. Nel cotone e non in terra, sì, si sì. Levava il bastone. Sì. È una medicina vera. Guardate, il pasto più gustoso che possa esistere è la pasta bianca, lo spaghetti, aglia e olio. Aglio e olio. E l'olio. L'aglio è un... L'aglio e l'olio. È un bel aggiro. È vero, Pasquali, è vero? Io spesso lo mangio. Pasquale, io pure. Sì, sì. Il sugo va benissimo, so, però non lo mangi tu? In Calabria non si usava, in Puglia sì. Ma anche perché in Puglia c'è olio. In Puglia c'è un olio spettacolare, le olive così dolcissime. Le olive pugliesi. Le olive pugliesi, che sembrano, come si chiamano? E le prugne, che bello la natura che si è già ringraziamo Dio. Però la natura è crudele, Dio perdona sempre, la natura non perdona. Alle sue quando la feriamo, alle sue leggi. Però dico io, se la natura l'ha fatta Dio perdona. La natura non deve perdere. Perché maltrattata dall'uomo. Sì, perché purtroppo non andiamo d'accordo con la natura. E quando noi siamo amici della natura, la natura si diverte. C'è l'equilibrio. Sì, non c'è quello che si dice l'ecosistema. Quando l'uomo pecca, la natura soffre. Padre Gio, mostra l'uomo, perché per chi ricorda un po' i rudimenti di filosofia, già Democrito aveva definito l'atomo atemno, che significa in greco? A privativo, atemno è tagliare, cioè quando si divide l'atomo, io non so come facevano a quei tempi a capire queste cose, noi non le capiamo. La divisione dell'atomo è una tragedia, perché in natura deve stare tutto unito, e infatti dalla fusione dell'atomo, dalla scissione dell'atomo nasce la bomba atomica. E quindi la natura ha le sue regole, se noi andiamo contro, non è la natura che è cattiva, siamo noi che non rispettiamo le sue leggi, ha le sue leggi, come il nostro corpo e tutto quello che regola l'universo. Siamo noi che disturbiamo quell'equilibrio. Rita Rosaria ci scrive, buongiorno a tutti, sono a Gerusalemme. Rosaria, sì. Sono a Gerusalemme. È bella. Io mi trovo in una zona di Gerusalemme dove la guerra fortunatamente non si sente, non si sente. Solo si vedono bandiere israeliane dappertutto. Devo andare nella città. Ancora sta scrivendo. Nella città di Gerusalemme. Grazie Maria Rita. Bellissimo. Siamo in collegamento con Gerusalemme. Salutaci la terra santa dove Gesù ha calpestato, ha santificato, ha portato la pace e adesso c'è la guerra. Che bello. Grazie Maria Rita. Capite? Siamo in collegamento con la Palestina, con Israele. E la sua figliola sta per partorire, ci è andato per questo. La figliola coraggiosa. Porta lì a Betlemme il nipotino che nasce. Dalle tue dimore tu irrighi i mondi. Non l'abbiamo fatto questo, no? Ancora scrive, città vecchia appena nasce la piccola per poter portare. Tarcela, poi vi farò vedere. Sì, poi vedere. Ci manda la foto. Sì. Siamo al versetto 16. 13. No, l'abbiamo fatto, no? No. Come no? Abbiamo parlato dell'olio. Via. E con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra.
vino che allieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore. Sono salva gli alberi del Signore, i cerchi del Libano da lui piantati, là gli uccelli fanno il loro nido e sui cipressi la cicogna ha la sua casa, le alte montagne per le case selvatiche, le rocce di rifugio per i raggi. Hai fatto la luna per segnare i tempi e il sole che sa l'ora del tramonto. Stendi le tenebre e viene la notte. In essa si aggirano tutte le bestie della foresta. Ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Fermo un attimo perché è importante questo qui. Dobbiamo pregare perché gli uomini rispettino i tempi della giornata e della notte. La notte è fatta per dormire, non per vegliare. E se uno vuole vegliare, deve vegliare alzandosi di buon mattino per pregare per i peccatori, oppure vegliare la notte per sostenere il Signore nei confronti degli uomini che hanno abbandonato Dio. Come fanno i contemplativi che si alzano a luna di notte, stanno un'ora a pregare, poi ritornano a dormire? Ve lo dico perché ho anche partecipato a questi momenti notturni a Corleone. Ogni anno, spessissimo andavamo con un gruppo di ragazzi, specialmente i ragazzi che erano feriti nel cuore, scompensati, caduti nella droga, oppure ragazzi però che volevano fare un percorso più impegnativo. Stavamo due giorni, un giorno, tre giorni e il secondo, e lì stavamo con i frati, facevamo lo stesso ritmo dei frati. Vi devo dire che vi ho passato molti anni in modo straordinario, anche perché uno dei giovani, un universitario, uno che era iscritto in giurisprudenza e un altro iscritto in architettura, in età diverse, in tempi diversi, uno a un certo punto, il ragazzo era allora parroco e vice parroco a San Vito, a un certo punto ha voluto un pochino fare una vita impegnativa. Muore lo zio che era tanto affezionato e lì riflette, allora chiede che cosa poteva fare e l'ho portato dai padri, i padri rinnovati, francescani rinnovati, e questo ragazzo ha fatto quasi 2 anni e mezzo di Carissimo Mariuccia, benvenuto, e il nostro Peppino e la nostra carissima zia Gina. Zia Gina, come stai? Peppino, pace. Allora, stavo dicendo, e ho fatto il suo percorso veramente, e poi è diventato sacerdote, e l'altro, anche l'altro, è diventato sacerdote. E questo facevamo poi ritiri spirituali. Attenzione, dunque, a proposito, e anche di notte io poi li andavo a visitare, poi uno di questi è stato trasportato a Napoli, sono stato a dormire nei vagoni, ci dormivano nei vagoni. Lì invece a Corleone c'era un carcere abbandonato ed era un luogo proprio, un faraglione che spiccava nel silenzio, ed sono stati un momento bellissimo, e lì facevamo proprio alle 12, all'una perfetta, ci si alzava
mi alzavo pure insieme con lui, e i ragazzi non le facevamo alzare, e si spegneva la luce, loro si mettevano addosso nudo e si rigirava il padre, ciao, il credo, e poi pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia, cioè la preghiera penitenziale, e loro si flagellavano. Sentiva il rumore dei cordoni, tum, 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 cioè. Questo per 5 minuti, poi si accendevano le luci e facevamo la lezione divina. Il flagello con l'originale? Ah, il flagello con l'originale? Sì, sì. Okay. No, il flagello no, senza però spine, no? Ah, però era questa la regola, basta farsi un po' di... cioè di sentire il dolore, non c'è bisogno di troppo dolore, ma sentire la frizione della carne per verificare che la carne non deve prevalere sulla nostra intelligenza, sulla nostra volontà. Un po' di mortificazione. Comunque vi devo dire, e poi il venerdì si mangiava in ginocchio, il pranzo in ginocchio, per ricordare la morte di Gesù. Poi invece durante la settimana si mangiava normalmente con il pane duro, cose semplici che portava, era chiamata il frate era chiamata la mamma che portava il pane, perché era quello il mendicante di porta in porta, e quello che riceveva diventava il pranzo per noi, pranzo, pane duro. Quello che raccoglievano, le uova per esempio, carne mai, e quando poi mai, quindi la ferritina bassissima. Sì. Quindi lei ha vissuto queste cose. Quindi lei ha vissuto queste cose. Sì, sì, va bene, comunque però no, 3-4 giorni alla settimana, però... È un'esperienza che forma. Sì, sì, forma. Allora mi portava 3-4 ragazzi, perché c'erano le cellette, ognuno una celletta, loro dormivano a terra, avevano il cartone per dormire e la copertura era anche cartone. Avevano un volto bellissimo, stupendo, giovani, quante vocazioni. Dopo un anno di probandato andavano nel lato l'anno di noviziato, dove adesso questi due sono sacerdoti. Se ve lo dico chi sono? Io lo so, Don Luigi. Don Manlio. Che parlo, e poi Luigi Mazzocchio, i miei due chierichetti. Andiamo? Allora, insieme, versetto 22, insieme. Sì, sì, insieme. Sorge il sole, si girano e si accovacciano nelle loro pane. Allora l'uomo esce per il suo lavoro, per la sua vita fino a sera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu fai nascere il pane dalla terra e il vino che alliete il cuore dell'uomo. Alleluia. Abbiamo un messaggio da Dina Vaccarello. Dina Vaccarello, sì. Sì. È bello sapere che Dio ha fatto la luna per segnare i tempi e che la Madonna è raffigurata sulla luna, guida di questi ultimi tempi. Sì, che guida i nostri tempi. Tempi, sì. Dice, esatto. In fondo la luna richiama il tempo, che è prezioso
molto importante, che è il preludio del paradiso. Il tempo ci porta all'eternità. Quando Gesù è venuto su questa terra, il tempo è diventato tempo di grazia, tempo di misericordia, tempo straordinario di meraviglie, tempo di pace, perché Gesù è venuto a portare la pace. Quindi il tempo è vero tempo quando uno opera il bene, perché l'opera che il bene fa bene. Non, e chi il tempo lo strapazza e lo gioca con i giochi di azzardo, lo perde con perdendo tempo, come dire, giocherellando, trastornandosi, perdendo tempo con la pigrizia, senza far niente, questo qui lo strapazza, e il tempo strapazzato ammazza. Il tempo perduto, che poi non viene mai, è un tempo che noi sprechiamo, che dobbiamo render conto, perché il tempo che lui ci dà non può essere un tempo così gestito malamente, deve essere gestito secondo le coordinate che lui ha messo. Tempo di preghiera, tempo di mangiare, anzi andiamo a coerenti, andiamo a vedere come si deve impiegare il tempo. Coeletti, è il libro della sapienza, Coeletti, eh? Il capitolo 1, no, il capitolo 3, tutto ha il suo momento, il suo tempo. Versetto 1, ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. Quindi tutto è scandito col tempo. C'è un tempo per nascere e uno lo ricorda in modo straordinario. C'è un tempo per morire, aspetta. Un tempo per morire. Per me vivere o morire è la stessa cosa, diceva Teresa, vi ricordate? E siccome il tempo per me è diventato un tempo di paradiso, allora quando io morirò, godrò ciò che ho vissuto già prima, il paradiso. Un tempo per uccidere e un tempo per curare. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere, un tempo per ridere. Un tempo per far lutto e un tempo per danzare. Tempo importantissimo. Allora il problema è di fondo questo, impreziosire il tempo. Il tempo non per fare il male, ma per fare il bene. Allora, quando ai santi dicevano, ma si riposi per favore, si riposi, dicevano, ci riposeremo in paradiso. Allora, sia che mangiamo, sia che beviamo, facciamo tutto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, rendendo grazie a Dio. Allora, è tempo per arricchirsi di opere buone, perché ce li troveremo in paradiso. Uno che fa il male qui, ce lo ritroverà all'inferno, ma tutta l'eternità. Il tempo sarà eterno, eternità. Comunque, c'è tutta una litania, tempo, significa una scansione importantissima, il tempo è importantissimo. Tempo sacro, il tempo più ben speso è il tempo nel fare del bene. Quindi quando noi facciamo del bene non è un tempo perduto. Frettolosi,
Mamma mia! Per calare la pasta, a comprare, eccetera, a fare spese e così via, no? Fate bene. Comunque ci sono tante espressioni. Andiamo. Andiamo terzo salmo. Quando? No, l'antifona. Terza antifona. Dio guardò la sua creazione ed era tutta buona. Tutta. Alleluia. Benissimo. E la creazione l'ha fatto nel tempo. E la creazione nel tempo finirà. Inizierà tutto, cielo nuovo, nuovo e terra nuova. Forse. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Ecco il mare spazioso e vasto, là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi. Lo solcano le navi e Leviathan che tu hai plasmato per giocare con lui. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi e essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di bene. Nascondi il tuo volto, li assale il terrore. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Questo è lo Spirito Santo. Quando il Signore ha creato l'uomo, alitò sulle narici narici e divenne essere vivente. Insieme sia la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere, egli guarda la terra e essa trema, come i monti ed essi fumano. Voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare inni al mio Dio finché esisto. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Scompaiano i peccatori dalla terra e i malvagi non esistano più. Benedici il Signore, anima mia. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Qua ricordiamo il cantico delle creature. Sì, esatto. Francesco è ritornato. Francesco, dove sei? Sta venendo. Ah sì. Vabbè. Allora, c'è un augurio. Perché i malvagi, i peccatori, distruggono la natura. Sono quelli che per guadagnare bruciano le foreste delle Amazzoni, oppure bruciano i bellissimi boschi della Sardegna per i pascoli e così via. Scompaiono i peccatori della terra e i malvagi non esistono più. Rispetto della natura. Benedici il Signore, anima mia. E finisce come ha iniziato. Alleluia. Andiamo a prendere Libro dei Proverbi 1:17 e poi 20:32. Esortazione a ricercare la sapienza. La sapienza. C'ha un trono la sapienza? Sì, il grembo di Maria. Il grembo di Maria, se Gesù è verbo incarnato. Sì, prima di essere nel grembo della Vergine Maria, era presso Dio. Nel gruppo, e giocava nel grembo della Trinità. Ed era presente quando Dio ha creato il mondo.
Sì, certo, perché danzava. Danzava mentre Dio creava. Sì. Quindi conosce tutte le cose. Sì. Allora, e salutiamo Giusi e Giovanni. Prendete subito il libro dei Proverbi. È il primo libro della Sapienza. Poi ci sono anche tanti buoni consigli per crescere bene i figli. Carissimo Francesco, benvenuto. Grazie. Francesco, Proverbi. Io nella solita sarò in quella vita. Pensato? Ah, magro, anche tu sei fatto di carne e di sangue? No, ma la nipote era inventata. No, ma la nipote, ieri era no, ti non è fatto di carne e sangue, no? Piccolina? Sì. Già. Mattina mi insegnava la caccia, ci cornetto, ci va a cattare. Bravissimo, i cornetti, no. Cornetto come a me poi, sì. E te la chiamava a me le figlie. Sì. Sì. Proverbi, avremo alcuni giorni di Proverbi. Forse sì. Andiamo. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Giorno 14, mercoledì, inizia la Quaresima. Le messe? Vediamo. Il resto mia mamma gliel'ha detto, l'ho portato. Cosa? Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, per conoscere la sapienza e l'istruzione, per capire i detti intelligenti, per acquistare una saggia educazione, equità, giustizia e rettitudine, per rendere accorti gli inesperti e dare ai giovani conoscenza e riflessione. Fermi, guardate un pochino la conseguenza di chi segue la sapienza dei Proverbi. Conseguenze meravigliose, stupende. Allora dobbiamo dire che tutti i ragazzi ribelli, capricciosi, testardi, presuntuosi, disubbidienti, che non fanno il proprio dovere, che arrivano anche alla violenza, sono litigiosi, aggressivi, malevoli, sempre con cattivo umore, tutte le tristezze, eccetera, nascono dalla mancanza della sapienza. Perché ti dice la sapienza come devi gestire ciò che ti avviene, ti accade dentro. E ti accade dentro delle... c'è qualcuno, tu sei tranquillo, uno viene e ti rampogna. Cosa avverte il ragazzo? Una reazione. Se una persona dice quanto sei simpatico, meraviglioso, cosa sente dentro? Un sentimento, una reazione buona. Quando vede un'immagine malvagia, cattiva, affascinante e turpe, tu sei come dire provocato dentro. Come devo agire? Un ragazzo che non è educato dalle persone che hanno sapienza reagiranno in modo istintivo, naturale e malvagio, secondo quello, perché non sappiamo gestire i nostri sentimenti. E se abbiamo una pietra in mano, glielo lanciamo. Se abbiamo un coltello, lo accoltelliamo.
perché noi non gestiamo bene, non sappiamo gestire le nostre reazioni. Ecco per quale motivo abbiamo bisogno di una connessione. Cosa vuole? Cioè dire, la sapienza è perché possiamo agire noi, gestire noi, guidare noi, i nostri sentimenti, non quello che ci viene in testa. Capito quanto è importante allora il libro della sapienza? Prima di tutto dice, perché il libro della sapienza? Per capire ed entrare in profondità le cose che ci dicono, per acquistare saggia educazione. Cos'è saggia educazione? Educazione significa crescita, exiducere significa una saggia crescita, un'equilibrata crescita, equità, equilibrio, equità, giustizia, cioè amare Dio e il prossimo, rettitudine, non interesse personale, rettitudine, rendere, per rendere accorti gli inesperti che non sanno gestire. Dagli la macchina ad un ragazzo che è inesperto e ti fa l'incidente. Quindi la parola di Dio ti educa, ti istruisce. Non puoi avere tra le mani una macchina se non vai a scuola, scuola guida, altrimenti sarai un futuro come dire, incidentato e incidentatore, e ti raccorti di dare ai giovani conoscenza, riflessione, conoscenza, conoscere significa il valore delle cose e renderli preziosi a sé. Le cose che tu hai li devi rispettare, non li devi imbrattare, non li devi, come devi, tagliuzzare. Quindi ascolta, ascolti e a crescere avveduto e acquisterà destrezza, comprenderà i proverbi, allegorie. Il saggio ascolti e accrescerà il sapere, e chi ha veduto acquisterà destrezza. Ecco. Per comprendere proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi. Attenzione. Guardate allora, quindi c'è una cultura da apprendere e non si può perdere tempo. Il tempo, per esempio, per sollazzarsi è importante, l'arco teso si spezza, però l'impegno continuo ci deve essere. Non lasciarsi andare. Quando dite acquisterà destrezza, sì. La capacità di gestire com'è? Capacità di gestire la propria brava, vita. Brava, hai detto tutto. La capacità di gestire la propria vita, sì. Versetto 7. Il timore del Signore è principio della scienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Allora, capite, il timore del Signore è la paura di fare investimenti. Sì, bellissimo. La paura di fare le cose secondo il suo pensiero, di testa sua. Ciao Giovanna. Giovanna, presto, aspetta che è venuta Giovanna. Prendi subito. Non abbiamo capito. Prende la Bibbia. La Bibbia. Dagli la Bibbia. Quella tua. Per la mia, ci posso dare perché qua non c'è. Vabbè, si posso dare un po', si posso dare un po'. Qua, vieni qua. Qua c'è posto, sto qua. Sì, mettiti qua, mettiti qua. Grazie. Così, bravo. Ecco. Completiamo il discorso. Sì. Abbiamo detto che il timore è la paura di fare di testa tua, ma
se ti affidi a Dio tutto va a compiere. Ecco, versetta, subito dobbiamo saltare, andiamo 20. Versetto 20, anche 20. Sì, sì. 20. Prende la Bibbia. Sì. Come non ce n'è più? Ce ne sono, come santa paziente che sei, cieco. Cieco, ce ne so, c'è un'altra pure. Gli occhiali. Bisogna essere umili. Se le rimanda tu. Scusi, hai visto che c'hai la vista buona. Ce n'è un'altra, guarda. Sì, ma vendi, sapienza grida. La sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la voce, nei clamori della città essa chiama, pronuncia i suoi detti alle porte della città. Attenzione, attenzione, aiutiamoci a comprendere cosa vuol dire. Cioè, Giovanna, forza, assettati. No, no, sta qua, si sta mettendo dietro di noi. Era lontano. No, non bisogna far cadere. Attenzione, adesso dobbiamo interpretare questo. E chiedo a Patrizia, che ha più acutezza, perché dice la sapienza grida per le strade, che l'ha sentito mai? Allora, aspetta, alla fine dobbiamo dire che come grida questa sapienza. Vito, se, coraggio, forza via. Fino a quanto ho in estate. No, no. La sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la voce, nei clamori della città essa chiama. Clamori. Pronuncia i suoi detti alle porte della città. Fino a quanto o inesperti amarete l'inesperienza, e gli spavaldi si compiaceranno delle loro spavalderie, e gli stolti avranno in odio la scienza. Enza, professoressa Vincenza, Enza, no, giusto? Sì. Se lo salutiamo e salutiamo che è diventata la prima nonna. Prima volta? Sì, sì. Una volta sola, sì, per ora. Bellissimo. Per ora. Auguri, auguri. Grazie, auguri. Grazie, grazie sempre. Se ce l'hai la Bibbia? No, vabbè, ora seguo con la signora. No, prende la Bibbia. Prende la Bibbia, libro dei Proverbi. Carissimo Giovanni, dove ce l'hai la Bibbia? No, scusa. Allora, no, no, Rosario, Rosario, dov'è la Bibbia? Complimenti. Ah, ecco che c'è l'applicazione. È importante, è così importante che la tramanderò a mia nipote Letizia. Bellissima, Letizia, Letizia. Allora, avete dato la... Sì, sì. No, no, il la pagina, la sì, pagina è, no, è il Proverbi, versetto 20. Proverbi 1:20. 1:20. 1:20. Sì. Allora, 20. Che cosa succede allora? Grida, grida.
grida dovunque e grida, forse, Patrizia, adesso a te. Per vincere la nostra vita e per diciamo, segnare come uno spartiacque dal clamore, dal rumore che ci distrae. Il rumore della città è anche un'allegoria. Allegoria, sì. Tutto quello che distrae dalla, dalla voce di Dio, che si esprime paradossalmente nel silenzio. Hai detto una cosa bellissima, bravo. Cioè dire, il clamore, il chiasso, il baccano, lo stordimento, le urla, certi ritmi di musica, questo non so come si chiama, di underground, di tutte queste cose qua, fanno stordire. E urla la sapienza, stai ammazzando la tua vita. Con i baccanali, con queste diverse, queste godurie strane, tutti pronti a fare carnevale, sempre pronto, perché il tempo è diventato una carnevalata terribile, a divertirsi, a mascherarsi, e urla la sapienza, scuotiti tu che dormi. Lo diceva pure lo scienziato Smith. Non ho capito. Lo diceva pure questa frase, lo diceva pure lo scienziato Zichichi. Zichichi, bravo, sì. Sì, sì. Però lui era sì, un uomo di fede. Grazie. Tu senti, sì. Sì. Giovanna, devi venire ogni mattina, perché quando vieni porti qualcosa di bello. Io porto me stessa. Non conservarti sott'olio le cose belle che hai. È così. Allora, continuiamo perché è molto importante. La coscienza urla. La coscienza cos'è? La voce che ognuno, la voce di Dio che sta dentro di noi e ci urla quando facciamo del male. E quando facciamo del bene ci conferma, ci dà serenità e pace. Ecco perché la sapienza urla. Cioè dire, noi siamo affamate dell'infinito, di Dio l'infinito, che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che ti dà gioia e ti fa dire quanto è bello essere uomini, con tutte le debolezze, però sapendo che il Signore è accanto a me a sostenere la mia debolezza, sapere che lui ha un'attenzione nei miei confronti, mi riempie di gioia. Non sono solo. Forse con il versetto 23, forse. Tornate alle mie esortazioni. Ecco, io effonterò il mio spirito su di voi e vi manifesterò le mie parole. Però che ci vuole dire? Tornate, è un invito, tornate. Cos'è la conversione? È inversione di marcia. Tu che sei, che ti diverti, sei nel baccano, ti ringrazio Patrizia, ci hai dato lo spunto bellissimo. Cioè dire, tu che sei fuori di te, che vai cercando solamente rumore per far tacere la tua coscienza, che è la voce di Dio, ritorna, dice, vedete, ritornate alle mie esortazioni, io effonderò il mio spirito su di voi, vi manifesterò le mie parole. Quindi la parola di Dio è lampada ai nostri passi, ci dice come dobbiamo gestire la nostra esistenza. Capite quanto è importante il libro dei Proverbi, forse versetto 24. Perché vi ho chiamati, ma avete rifiutato. Ho steso la mano e nessuno se ne è accorto. Così uno è Dio. C'è il comandamento del Signore, ti dice di far così e tu lo rifiuti. Per questo nessuno si perderà senza che il Signore non glielo faccia sapere. Carissimo Tito, ciao. Avete trascurato ogni mio consiglio e i miei rimproveri non li avete accolti. Anch'io riderò delle vostre sventure.
Vi farò beffe quanto su di voi verrà la paura, quando come una tempesta vi piomperà addosso il terrore, quanto la disgrazia vi raggiungerà come un uragano, quando vi colpiranno angoscia e tribolazione. Uomo avvisato e mezzo salvato, le conseguenze della trasgressione sono terribili. E il Signore quando avverte queste cose, le avverte perché ci vuol bene. Lo Spirito Santo non gode del male, ma vuole la nostra gioia, la nostra vita. Non, il Signore non ha fatto la morte, ma ha fatto la vita. Non provocate la morte con gli errori della vostra vita. Non provocate la morte con gli errori della vostra vita. E quando succedono delle disgrazie, ce lo prendiamo con Dio, che sempre ci avverte. Capite? Ignorare la parola di Dio, ignorare come gestire la propria esistenza. Si è stolti, si è stolti. E il Signore non vuole, vuole rettitudine, serenità, pace. Per questo ci ha creati, per la felicità. Invece noi facciamo di testa nostra. E noi ci imbrogliamo. Vogliamo risolvere i nostri problemi con i nostri ragionamenti tortuosi e invece troviamo l'infelicità. Voglio risolvere il problema lasciando mio figlio, i miei figli e mia moglie, risolvi i miei problemi e tu vai a cadere in un pantano che ti affogherà e che possiamo dire le sabbie mobili dove non sono acque che sono pure travolte, da travolgere, sono terribili, ma le sabbie mobili. Quando ti vuoi svincolare per uscire fuori, tu ancora sei inghiottito perché sono ancora le prese di trappole dove uno non esce più. E le dipendenze sono queste. Capite come dobbiamo? Se noi amiamo la nostra famiglia, amiamo le persone care, non possiamo tacere, non possiamo tacere. Avvertiamoli. Nel capitolo 3 di Ezechiele dice così: quando vedi il tuo fratello che sbaglia, tu sei obbligato ad avvertirlo che sbaglia, e avvertito, se cambia si salverà. Ma se tu non lo avverti e lui si perde, devi rendere tu conto a me, dice il Signore, perché non lo hai avvisato. Devi avvisare tuo fratello, tuo figlio, i tuoi parenti, se ti stanno a cuore. Dov'è tuo fratello? Disse il Signore a Caino che uccise suo fratello. E gli disse: sono forse io la sentinella di mio fratello, il custode di mio fratello? Quanti Caini ci sono oggi nel mondo, indifferenti agli altri? L'indifferenza perché c'è oggi il tempo dell'individualismo. Di un tempo? Individualismo. Sì, chiusura, egoismo. Egoismo, invidia. E io penso alla sofferenza di certi padri che coi figli non ascoltano la correzione del padre e non si devono scoraggiare, devono continuamente a richiamarli: figlio mio, ti perdi, come tanti giovani. Capite? E non dico, mio padre e mia madre non mi hanno abbandonato, non mi hanno detto nulla di quello che sarebbe accaduto. Il fallimento, i ragazzi, noi li vediamo subito come vivono oggi. Se noi non li avvertiamo è finita. E lo vediamo che cosa succede, cosa c'è nel mondo. Andate a vedere ad Agrigento la sera, la notte, fino a tarda notte, la notte del sabato, cosa succede e quanti incidenti poi. Vizi terribili, vuoto, tristezza, angoscia e anche omicidi.
ti saluto e ti benedico. Vieni qua. Questo è il mio recentissimo amico. Grazie. Mi ha portato un medaglione per ricordare che la Madonna per noi deve stare a cuore. È vero? Sì. Leonardo. E guardate, è cuor di leone, anche leopardo, Leonardo. Grazie. Sì. Prendi la Bibbia. Non ce n'è più. Sì, c'è la Bibbia. Vai, prendi la Bibbia. C'è il cellulare, posso guardare la cellulare. Sì, 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 poi, sì, poi siamo alla fine però. Mettiti là, vicino alla Madonnina, così eviti anche la visione a Vincenzina. Sono contento, questa è la prima volta che viene la mattina. Sì, no, la seconda. Ah sì, allora abbiamo visto. Non te... sì, sì. Siamo un pochino in fase avanzata però. Bisogna alzarsi. Libro dei Proverbi. Su. Forse. 28. Sì. Allora mi invocheranno. Aspetta, 28. Allora quando? Quando mi invocheranno? Quando saranno ossessionati dalle angosce? Quando l'uomo è arrivato al fondo del male, cominceranno a dire disperate. E meno male che si accorgono questo, allora invocheranno. E meno male che invocheranno. Cosa invocheranno? Forse via? Allora mi invocheranno. Ma io non risponderò. Mi cercheranno, ma non mi troveranno. Capite? Mamma mia. Perché l'albero cade dalla parte che pende. Avete visto voi delle persone che stanno schiantando un albero con le corde per evitare di cadere dalla loro parte e in modo insensato tante volte sbagliano di tirare e se la tirano addosso? Così è. Quando uno dice no, non tirare in questo modo, altrimenti questo che tu hai schiantato ti seppellisce. Il male che facciamo ricade su di noi e ci schianta. Oppure un contadino che si siede nel ramo che vuole staccarsi, staccare, zun 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 zun, e cade insieme con l'albero. No? Il male che fa, fa male a se stesso. Ma anche ai familiari, perché quando si stocca le gambe, anche i familiari dicono, ma guarda un pochino, ora avremo il compenso di assistere e di perdere tempo nella carità magari. Allora andiamo, versetto 29. Sì, sì, sì. Perché hanno odiato la sapienza e non hanno preferito il timore del Signore. Capito? Non hanno accettato il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mio rimprovero. Mangeranno perciò il frutto della loro condotta e si sazieranno delle loro trame. Allora, siccome la parola di Dio si fa sentire in mille maniere, i ragazzi sentono la parola di Dio con le esortazioni dei genitori. Attenzione, quando esortano i genitori devono essere corredati di coerenza, certo. Altrimenti la correzione non vale nulla. Allora attenzione a te, perché quando uno è avvertito e non lo fa, commette peccato. Uno che vede il bene, uno che è allertato, fa il bene, allontana e non lo fai, commette peccato, si indurisce il cuore. Chi vede il bene e non lo fa, commette peccato, il suo cuore si indurisce. E lo avvertiamo addirittura, siamo nell'Esodo, quando il faraone ascoltava Mosè per mezzo di Aronne
era convinto che veramente il popolo, questo popolo di Israele, doveva andarsene. E invece i consiglieri fraudolenti dicevano: ma che lascia andare questo popolo e noi saremo squarniti di operai, di altro, non lasciarli. E lui difatti ritornava indietro e rinnegava l'uscita del popolo di Israele. E dice, e il suo cuore si induriva, il suo cuore si induriva. Uno che vede bene, tu cristiano non devi odiare, non deve essere, non essere geloso, devi gioire con chi gioisce, devi soffrire con chi soffre. Allora, quando fai tu il contrario, il tuo cuore si indurisce, perché continua a far così, non secondo il pensiero di Dio. Tu perdona, ci penso io per tuo nemico, ma non girare a te a fantasia i tuoi pensieri, come odiare e come anche appena capita l'occasione ti faccio vedere io già commesso peccato, che l'odio. Gesù, pensaci tu. Vergine Maria, Madre di Gesù, pensaci tu. Tu odia, lascia a me il giudizio, il mio giudizio, che so come devo toccare il suo cuore, ma tu prega per lui e perdonalo. Allora? Sì, lo smarrimento degli inesperti li ucciderà. E la spensieratezza degli sciocchi li farà perire. Capite? Insensatezza, smarrimento. Capite quanto è importante lo smarrimento? Ricordate quel salmo famoso di quel popolo che aveva smarrito la strada? 107. 107. Dove dice, avevano smarrito la strada, morivano di sete e di fame, perché non avevano perduto il punto di riferimento, l'approdo ultimo. Gridarono al Signore, il Signore ascoltò il loro grido, trovarono la strada per percorrere, ringraziano il Signore per la sua misericordia. Ma chi ascolta me vivrà in pace e sarà sicuro senza temere alcun male. Capito? Allora è molto importante ascoltare. Chi non ascolta non è cristiano, non è alunno che va a scuola se non ascolta e si distrae col telefonino, non è un alunno. Padre Giamusso, in questa cosa quando dice chi ascolta a me parla dei comandamenti fondamentalmente, no? Me, la parola di Dio non è il comandamento, ma tutta la scrittura, anche la virgola è il modo con cui capire la parola di Dio. Per questo i frettolosi non capiscono niente, dicono cose belle ma non capiscono niente. Intelligenza cosa? Metallica, cosa artificiale. Isabella ci chiede di... Buongiorno, Dio vi benedica, saluti da Isabella, pregate anche per i giovani italiani che si trovano all'estero, soprattutto i giovani. Ci saluto ad Amburgo, mi pare. Sì. Amburgo, ecco, grazie a Isabella, ci saluti tutti i nostri italiani che sono lì in questa terra dove c'è la fatica del lavoro, dell'impegno. Avete lasciato questa nostra bellissima Sicilia morta di fame e si va anche per nutrirsi. Grazie Isabella, tu sei la voce di tutti i nostri coetanei, contemporanei. Responsore, se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente. La sapienza del mondo è stoltezza davanti a Dio. Noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. La sapienza del mondo è stoltezza davanti a Dio. No, non possiamo fare la seconda perché siamo già... Facciamo invece...
le lodi. Ci mettiamo in piedi le lodi. Comunque possiamo solamente vedere il tema. Il tema della seconda lettura è bellissima. La parola di Dio è sorgente inesauribile di vita, non si esaurisce di vita. Benvenuti. Oggi è la festa della Madonna, 11 febbraio, l'apparizione a Santa Bernadetta, la Madonna a Lourdes. Ave speranza nostra, ave benigna pia, ave piena di grazia, o Vergine. Siedi Maria, fai le antifone e Patrizia fai i salmi. Mia forza, il mio vanto è il Signore, è
delle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Aprire le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore, e questa è la porta del Signore.